questo molto probabilmente è un'appendice di tutto il lavoro della città della moda, in quanto a suo tempo il presidente della provincia Davide Zoggia aveva già autorizzato questo lavoro, che prevede lo sbancamento di tutto quanto questo lato di strada, Tigli compreso, per cominciare un progetto di pista ciclabile che aveva un suo senso se attraversava il Naviglio e evitava la zona pericolosa del ponte di Palluello fino alla strada che va a Cossone. Ora, inspiegabilmente, invece, quello che possiamo assistere è che viene fatto questo tratto, una pista ciclabile non più lunga di 250-300 metri, che parte da una situazione di estrema pericolosità come lo può essere la rotonda di Casello 9 e finisce in quella rotonda monca che era appunto il supporto della città della moda. Questo è un lavoro costosissimo, inutile, tra l'altro pericolosissimo, e che peraltro costa qualcosa come 700.000 euro. Quanto costa? 700.000 euro. Manca un euro a 700.000, però si poteva tranquillamente fare la pista ciclabile a ogni lato, visto che c'è lo spazio, magari rosicchiando 20 cm del marciapiede, si poteva riasfaltare completamente i due marciapiedi e il pericolo non c'era. Mentre andava fatto sicuramente il tratto in fondo dove c'è la strettoia e dove la gente non cammina più in bicicletta perché ha paura di essere travolta. Perché è toccata una volta o due dall'automobile e poi c'è assolutamente. Morale, è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Non è tutto sbagliato perché la pista ciclabile si poteva fare e contenendo sicuramente il costo, con 200-250 mila euro si poteva fare e si potevano salvare tranquillamente i Tilli. Loro parlano di sistemare la tubazione dell'acqua, però Città della Moda ha una licenza di edificare e sottrae alla zona in cui fa parte anche via Piove e via Bellini, sottrae il 18% di zona di scolo. E quindi acqua, questa cosa si chiama via Piove, però l'acqua dovremmo andarla a trovare altrove per portarla qua. Qui siamo in via? In via Vecchia e siamo sul punto più critico che qualche volta andava sotto acqua. Ma è inutile fare un catino immenso di raccolta prime acque quando l'acqua in questo tubo di 60 cm otturato per tre quarti non passa. Quindi certo. Andavano fatti questi lavori di pulizia del fosso, dalle plastiche, dall'erba tagliata, da tutto quanto lo sporco, e messo un tubo non più da 60 ma da 100. E noi si risolveva tutto il problema senza spendere 345 mila euro. Questi tili sono molto importanti, agiscono come barriera per lo smog e per il atmosferico, quello della polluzione atmosferica, le polveri sottili. Le polveri sottili e anche come rumore. Alberi di 40 anni? 40 anni, sono 31. È previsto l'abbattimento di tutti? Di tutti. Mi sembra che il comune abbia una grossa fretta anche lui di abbattere questi alberi, perché non ha mai provveduto a pulire, infatti là in fondo ci sono fumi, foglie, miste immondizie, al rilascio di tutto, e quindi la gente sicuramente non potendo transitare nei marciapiedi, perché c'erano questi polloni ai lati che impedivano il passaggio, lo sporco che c'era ha indotto l'amministrazione a velocizzare, perché tutto asfalto, tutto pulito. Se è una cosa normale di una pista ciclabile di 250 metri che finisce, comincia dal nulla e finisce nel nulla, 250 metri. Si poteva fare la struttura ai lati, infatti c'è uno spazio in cui le biciclette possono correre tranquillamente, con 20 centimetri si faceva una bella pista, si poteva anche isolare con un bel dosso in plastica, tranquillamente si manteneva anche il marciapiede, perché adesso il marciapiede viene anche tolto, quindi è una pista sia pedonale sia ciclabile. Cioè, se questo fosse stato uno stralcio poteva avere un senso, ma di fronte e a fronte di un progetto generale, cioè un qualche cosa che partisse dal centro del paese o cosa e che portasse oltre Palluello, ma che cominci là, uno rischia la vita per arrivare nella rotonda e poi finisci improvvisamente in questo imbuto, e che senso ha la pista ciclabile quando già c'è la pista?
Come intitoliamo questa vicenda? Ma io direi l'ennesimo imbroglio. E spreco di denaro pubblico, ovviamente. Mentre si piange il morto che il paese non ha risorse. Siamo in regime di spending review e questo si vede proprio che non è assolutamente compatibile con una politica del genere.